Buongiorno a tutti. Oggi, visto che ho un po' di tempo libero, qualche oretta, ho deciso di mettere a posto qualche cassetto in cucina. Ma prima giustamente devo lavare i piatti che ho lasciato stamattina, che mi sono fatto un risotto e ho mangiato al lavoro. Ecco. E come vedete, ormai sapone di Marsiglia lo tengo in cucina perché mi piace tantissimo. E lo uso spesso, ecco, devo essere sincera, più che altro per tutte le cose che hanno qualche odore. Ecco, vedo che l'odore va via con il sapone di Marsiglia. Non so se avete provato anche voi, ditemi come vi siete trovate anche voi. Poi sono andata a recuperare il candeggino delicato che avevo in bagno e così pian pianino incominciamo a usare tutto quello che abbiamo in casa, ecco. Allora oggi pulisco la cucina con la candeggina delicata. Quando ho qualche oretta libera pulisco ogni tanto qualche cassetto o qualcosa, da non stancarmi tanto, da non mettere tutta la cucina sotto sopra, così faccio anche oggi, ecco. E voglio mettere alcuni cassetti a posto, ma non tutti giustamente, perché alcuni sono a posto. E poi volevo dire, per l'ultimo video che ho pubblicato, qualcuno mi ha scritto che non si è trovato bene con acido citrico. E, ragazzi, ognuno a casa sua fa quello che vuole, quello che gli piace. Ecco, io non ho mai detto che dovete usare acido citrico. Io ho detto sempre, io uso acido citrico, poi voi fate come volete, ecco, io non impongo niente a nessuno, ecco, non fa parte del mio carattere. E giustamente qualcuno mi ha scritto che non si è trovato bene con acido citrico, ma capisco, infatti dico, prima di comprare dei barattoli grossi, vi conviene comprare i sacchettini, quelli piccoli, provare e poi dopo se vi piace lo usate, ecco. Io ammorbidente non lo uso, ma per tanti motivi. Ho avuto qualche problema con allergie, ecco, e allora io pian pianino ho incominciato a guardare quello che mangio, quello che uso, tutto quanto, ecco. Ecco perché io non uso più ammorbidente. Ho provato con l'aceto una volta, ma non mi è piaciuto. Poi l'aceto usare come ammorbidente, cioè aceto non va bene per lavatrice, da come mi è stato detto. Poi può darsi che sia vero o non è vero, non so questo. Io da quella dopo mi sono informata meglio e ho trovato acido citrico, ecco. Ho provato acido citrico, mi sono trovata bene e continuo a usare acido citrico, ecco. E poi un'altra cosa, che prima avevo una lavatrice vecchia, davo colpa alla lavatrice vecchia, no? E pensavo che la lavatrice vecchia non lava bene i miei capi, ecco, i miei vestiti, tutto quanto.
perché in alcune camere ho un po' di umidità e con umidità i vestiti dopo un po' facevano un odore strano, ecco, sembravano che non sono lavati quando li tiravi via dall'armadio, ecco. E questa cosa qua ho capito che faceva ammorbidente, ecco. E questo è un altro motivo perché non lo uso. Non so se vi è mai capitato di tirare fuori la roba e avere un odore sgradevole, ecco. Io mi trovo bene con l'acido citrico anche per quel motivo lì, perché non lascio nessun odore, ecco. E poi ragazze, un'altra cosa che vi ho detto anche in un altro video, che adesso aggiungo anche sale grosso, ma sale grosso va bene anche per la lavatrice, ecco. E io adesso non uso niente per pulire la lavatrice, ecco, perché mi basta quello che uso, cioè sale pulisce anche la lavatrice, cioè fa bene anche alla stessa lavatrice. E poi basta, tutto lì. Oggi invece pulisco la cucina, metto un po' più a posto tutto quanto, perché in alcune cose, alcune scatole, alcuni barattoli dove tengo la roba non si chiudono da granché, c'è tanta roba, ecco. E allora oggi vado a recuperare alcuni barattoli dove c'era tipo il miele, la marmellata. Ecco, tipo il tè ce l'avevo in due posti, ce l'avevo in un vasetto piccolo e poi ce l'avevo anche un sacchettino, allora ho pensato di mettere tutto insieme da non avere 10.000 cose in giro, ecco. È la stessa cosa anche per i funghi, perché ne ho tanti sacchettini di funghi secchi, e uno aperto, altri due sono ancora chiusi, però li metto tutto in un barattolo, così li tiro via anche tutto dalla scatola che mi servirà per altre cose. Ecco, in una scatola dove tenevo tutte le cose, i funghi secchi, i fogli d'alloro, le metto tutte le formine, in una
una scatola, ecco, e così dopo sono più comode, ecco, perché alcune cose le uso meno delle altre. Allora li divido in due scatole, una uso pochissimo, un'altra uso un po' di più, un po' più spesso, ecco, e allora così mi troverò meglio. Poi giustamente prima di metterlo via tutto, pulisco tutto, ecco. E pulisco tutto con una candeggina delicata, come avevo detto prima, e mi trovo abbastanza bene. Però giustamente anche questo detersivo qua lo voglio finire, non voglio più comprarlo, ecco. Anche lì qualcuno giustamente non può piacere la mia scelta, ma questa la scelta l'ho fatto io, ecco, perché non voglio comprare tantissimi spruzzini e voglio farne meno, ecco. Anche questa cosa qua dei detersivi può darsi che in tantissime non la condividono, vi piace, può darsi comprare i spruzzini sempre diversi, tutto quanto, ma io mi sono accorta che avendo meno roba, anche dentro i cassettini avendo meno roba, io sto meglio anche psicologicamente, ecco, sarà una sciocchezza, però uno quando ha meno cose in giro, anche apri il cassetto che ce l'hai poche cose, stai molto meglio. Cioè, almeno io parlo per me sempre, giustamente. Non voglio dire che anche voi dovete fare così, ecco. E poi un'altra cosa, io non è la prima volta che non compro una cosa, ecco. E io ho fatto un anno, che non vi ho mai detto giustamente, però ve lo dico, ho fatto un anno senza comprare nulla, ad esempio. Cioè nulla intendo, niente scarpe, niente vestiti, niente di niente, ecco. Avevo fatto quella prova lì per un anno e un anno, ragazze, vi devo dire la verità, è difficile di non comprare nulla, anche se ero ingrassata tantissimo, però io quell'anno lì ho avuto dei vestiti lo stesso, ecco. E quella cosa lì mi ha fatta molto pensare dopo, ecco, perché in quell'anno lì io passo da una shopping mania, no, da non comprare nulla, è stata una cosa diversa, ecco, nella mia vita. Però mi ha aiutato moltissimo. Io quell'anno lì da 20 paia di scarpe le ho buttate 3-4 paia di scarpe perché le ho consumate, ecco. E adesso la stessa cosa voglio fare anche con tutti questi spruzzini, ecco, da comprare meno e tutto quanto. E poi semmai l'anno prossimo farò la stessa cosa che avevo fatto già qualche anno fa, di non comprare nulla. Poi non so se voi avete mai provato di non comprare nulla, non so, una cosa, dico quest'anno non compro una cosa. Provateci, perché vi fa riflettere dopo, ecco, perché noi facciamo tante volte facciamo delle compre che non serve a nessuno, ecco. Poi tra l'altro, anche se quell'anno lì non avevo comprato nulla di vestiti, così devo dire la verità, non è che se ne è accorto, cioè non se ne è accorto nessuno,
ci sono alcune persone che l'ho detto, guarda, non compro niente perché quest'anno mi devo dare una regolata, mi sono detta che non compro niente e andrò avanti così, ecco. E solo per quel motivo lì qualche persona non sapeva queste cose qua, perché le altre persone non si sono neanche accorte, perché non so come voi, ma direi che il 99% di noi ci hanno armadi pieni di roba, ecco. E però continuiamo sempre a comprare, ecco. Perché è stata una brutta giornata, mi compro una cosa, però quella cosa lì non serve a nulla, ecco. Cioè, dopo tantissime chiacchiere che oggi ho chiacchierato abbastanza, direi torniamo alla nostra cucina, ecco. Non so come voi, ma io ho un cassetto dove tengo tutte le mie posate, sempre pieno di... Il mio è sempre pieno di caffè, ecco. In tantissimi altri, secondo me, sono pieno di briciole, dipende dove sono quei cassetti lì, però è sempre sporco, ecco. Oggi ho incominciato questa pulizia qua per quel motivo lì, perché per delle posate, ecco, dove tengo le posate. E poi alla fine sono andata avanti con altre cose, però alla fine ci arriveremo, ecco. Ed eccoci qua, le posate. Qua sicuramente sarà tutto un casino, perché io ho la macchinetta del caffè sopra, e allora per quelli che dico che ho pieno di caffè, perché è vero, ecco.
Perché quando facciamo caffè, zucchero, mica zucchero, lo stesso caffè va sempre sotto dentro quel cassetto lì, ecco. E poi se uno, non so, tiene il pane sopra un cassetto, se no fa dei lavori, cioè di quei cassetti lì, delle posate sotto, anche quelle saranno piene di cose, ecco. Poi mentre stavo pulendo, guardate quante apri bottiglie che ho, cioè una roba da pazzi, cioè basterebbe uno e io ne ho 4. Adesso 2 le tengo, le altre 2 le porto giù in garage dove abbiamo la nostra cucina che non usiamo quasi mai, ecco. Però le porto giù così e ho meno roba qua.
E questa scatola qua invece non so cosa farmene. E non so se avete qualche consiglio da darmi, perché l'ho tirata via perché bustine di tè non li compro più. Ecco, se avete qualche consiglio, cosa posso farmi con quella scatola lì, se no ci sbarazziamo anche di quella scatola lì, ecco. Va bene ragazzi, io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti!